Dopo la morte di Diego Giannattasio, un'altra tragica notizia scuote il mondo sportivo. All'età di 69 anni è scomparso improvvisamente Vito Chimenti tra le bandiere del calcio materano. È successo nel pomeriggio di domenica al campo della Monferrara, nel prepartita della gara di eccellenza tra Pomarico e Senise. Un malore fatale lo ha portato via proprio da un rettangolo di gioco, la sua seconda casa. Chimenti è ricordato da tutti come il bomber della bicicletta per il particolare dribbling che lo ha reso famoso tra gli anni 70 e 80 e poi riprodotto anche da campioni di fama internazionale come l'argentino Osvaldo Ardiles nel celebre film Fuga per la vittoria. Il presidente biancazzurro Franco Salerno lo pesca nel 72 dalla società dilettante della Edisport Altamura, in cui l'attaccante barese faceva già sfoggio di doti balistiche, potenza del tiro e incredibile capacità di tenere la palla attaccata al piede come una calamita. A dispetto dei soli 19 anni mette subito a segno 16 reti in Serie C nel Matera di Mancinelli e in seguito veneranda mister che lo vorrà con sé qualche anno più tardi a Palermo. Nell'estate del 73 sembrano aprirsi i palcoscenici della Serie A, ma l'avventura nella Lazio finisce prima ancora di cominciare. Dopo i prestiti a Salernitana e Lecco, il legame con Matera è ancora forte e nonostante la retrocessione del club biancazzurro in Serie D, Chimenti nell'estate del 75 non resiste al richiamo della società che lo ha lanciato e torna da trascinatore mettendo a segno un'altra valanga di reti che contribuiscono al ritorno in Serie C. Già idolo della tifoseria, resta il 21 settembre per un'altra annata che lo proietta verso i massimi livelli del calcio italiano. Delle tante annate in Serie B e Serie A vanno sicuramente citati i 29 gol in cadetteria con il Palermo, la rete messa a segno con la maglia rosanero alla Juventus in finale di Coppa Italia e le 9 reti in Serie A con la Pistoiese che rappresentano il record per il club toscano in massima serie. Nonostante l'esperienza in club blasonati di mezza Italia, Matera è la città a cui Chimenti resta più legato. Nella città dei Sassi si sposa subito dopo aver firmato il suo passaggio alla Lazio nel 73 e dopo aver terminato la carriera da calciatore con il Taranto si stabilisce definitivamente a Matera. Appese le scarpe al chiodo comincia una lunga serie di esperienze come allenatore e collaboratore tecnico. Negli ultimi anni si è dedicato ai settori giovanili, dopo aver guidato le formazioni giovanissime allievi dell'Invicta a Matera, conquistando diversi titoli regionali, a Pomarico ha svolto il ruolo di allenatore dei portieri e allenatore della squadra juniores, con cui lo scorso anno ha vinto il titolo regionale. Ai tifosi biancazzurri sul terreno di gioco lascia in ricordo tante giocate spettacolari e l'impressionante media gol di 0,43 reti a partita. Ai familiari di Vito Chimenti le condoglianze dell'editore, della redazione e dello staff di TRM Network.